Euro Regione News. Meglio il lavoro o il reddito di cittadinanza in Friuli Venezia Giulia? Nell'ampio articolo pubblicato sul nostro sito euroregionenews.eu trovate chiarimenti sia per quanto concerne il reddito di cittadinanza sia numerosi posti di lavoro disponibili per tutti. Allo scopo di chiarire le prospettive in regione abbiamo incontrato Cristian Sergo, consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia per il Movimento 5 Stelle. Parto dicendo che la polemica che c'è in questi giorni su una misura che ancora deve iniziare, per cui ancora non sappiamo come verrà di fatto attuata, quindi con quali problematiche ci potranno essere, fa già capire bene come si stia trattando solo di strumentalità. Strumentalizzare una polemica ovviamente non porta bene agli italiani. Detto questo, furbetti non avranno vita facile, ci sarà sicuramente qualcuno che riuscirà a farla franca, lo sappiamo come funzionano le cose in Italia, purtroppo qualcuno ovviamente che ci proverà in tutti i modi a ottenere questa misura ci sarà sempre, però l'importante è mettere in atto quei controlli che servono. E noi crediamo ovviamente che col lavoro che sta facendo il Ministero dello Sviluppo Economico queste misure siano attuate quanto prima. L'incrocio delle banche dati è un qualcosa di fondamentale per capire effettivamente se qualcuno sta cercando di fare il furbetto o no. Lo vediamo già adesso con le varie richieste all'anagrafe di cambiare residenza. Basta controllare. Chi lo farà ovviamente verrà evidentemente controllato se già adesso sappiamo che ci sono questi movimenti. Io vengo proprio da una discussione stamattina in Consiglio regionale, si è parlato proprio di questo, perché in Friuli Venezia Giulia ormai praticamente da 3 anni esiste una misura di inclusione attiva che ha erogato tantissimi milioni di euro e stamattina ovviamente abbiamo approfittato per chiedere al Partito Democratico quali misure abbiamo messo in questi 3 anni per combattere i furbetti. Perché vedete, noi questo ce l'abbiamo nel DNA, il fatto della quando parliamo di legalità e onestà, noi lo portiamo avanti fino in fondo. Quando abbiamo presentato la nostra proposta di legge reddito minimo garantito, noi avevamo previsto che ci fossero delle convenzioni e dei protocolli proprio con la Guardia di Finanza per far sì che i furbetti venissero scovati. In aula l'allora maggioranza ha bocciato la nostra proposta, dopo 3-4 mesi abbiamo visto la Serracchiani firmare il protocollo insieme ai ovviamente capi della Guardia di Finanza regionale. Perché? Perché si sono resi conto anche loro che non si possono dare soldi, soprattutto destinati alle fasce più deboli della popolazione, a chi non ne ha bisogno e a chi soprattutto non ne ha diritto. Questo è un qualcosa che noi riteniamo ovviamente immorale ed è il motivo per cui abbiamo cercato di rendere la vita molto difficile soprattutto ai furbetti, ma anche a chi lavora in nero, perché solo seguendo tutto quello che prevede il reddito di cittadinanza sarà praticamente impossibile che uno possa avere anche la possibilità di avere un lavoro in nero. Succederà? Benissimo, e ovviamente, come detto, speriamo che tutti i mezzi messi in diciamo così in atto possano evitare ovviamente il proliferare di eventuali furbetti. Però siamo sempre lì: quanti saranno i furbetti? Quanti potranno eludere tutti i controlli? Ci sarà una percentuale, sicuro, ma vale la pena per questo non fare una misura come il reddito di cittadinanza che si rivolge a 5 milioni di persone? Allora è chiaro che noi riteniamo sicuramente di no, però è giusto che lo Stato faccia lo Stato quello che per troppi anni non ha mai fatto, permettendo l'evasione fiscale, la corruzione, tutti i mali che abbiamo in questo Paese. Con il Movimento 5 Stelle la voglia di cambiamento si deve avere anche in queste cose e siamo sicuri che ci sarà anche in questo. Dal Medio Friuli per Euro Regione News, Marco Mascioni. Euro Regione News.